Molto spesso le pubblicità dei videogiochi hanno raggiunto dei picchi di creatività che difficilmente si riscontrano negli altri media. Mi emozionerò con poco, ma ad esempio trovo geniale la scelta di aver riesumato il baffo da crema per pubblicizzare la remaster di Luigi's Mansion 2. Certo, non so quanti tra i giovanissimi abbiano colto il riferimento, però credo che a tutti gli over 30 gli sarà venuto un attacco d'asma nostalgico. E questa è solo la punta dell'iceberg di un susseguirsi di campagne marketing che hanno abbracciato, quanto? 4 decadi. Si va dall'ipercompetizione delle pubblicità Sega anti-Nintendo, che non facevano altro che buttare benzina sul fuoco della console war, passando per la totale assurdità delle campagne Saturn e PlayStation che conferivano un'aura di mistero a queste macchine che tracciavano il futuro dell'intrattenimento digitale, fino all'impostazione molto più cinematografica e seriosa che ha travolto tutta l'industria dagli anni 2000 in poi. E tra teasing mostruosi e tante, troppe promesse infrante, sono comunque affezionato a tutte queste pubblicità, in un modo o nell'altro. Escluse forse quelle dell'era Wii U, che insomma erano proprio una cosa. Però ascoltando l'ultimo episodio di Friends Per Second, uno dei miei podcast videoludici preferiti, a un certo punto si è parlato di campagne marketing fallimentari e mi sono tornate in mente delle cose di cui avevo letto nei primi anni 2000, roba totalmente fuori di testa, ma che poi non avevo mai approfondito ed erano rimaste nella mia immaginazione come racconti a metà tra il mito e la barzelletta. Quindi ho deciso di fare una ricerca a riguardo e ho aperto il vaso di Pandora. Tra giornalisti costretti a mangiare dalla carcassa di una capra, macellai specializzati in carne umana e benzina gratis, in questo video ricchissimo ripercorreremo la storia di alcune tra le campagne marketing più assurde mai concepite per dei videogiochi. Ma fatemi sapere che ne pensate di un format del genere, perché vi garantisco che questo è solo l'inizio. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a supportarmi, sopportarmi, ma soprattutto datemi i soldi. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Sebbene in questo video tratteremo principalmente di titoli multipiattaforma o di esclusive Sony, mi sembrava giusto in un modo o nell'altro riuscire a includere anche Nintendo in questa lista. Nel corso degli anni la grande N ci ha regalato una bella quantità di spot che sono rimasti nella storia, quello del primo Smash ad esempio è ancora oggi uno dei miei preferiti, però non dimentichiamoci che nella prima decade del 2000 Nintendo cercava in tutti i modi di scrollarsi di dosso quell'etichetta che voleva i suoi prodotti rivolti esclusivamente a un pubblico giovane, ed ecco che nel tentativo di sembrare in linea con quanto aveva da offrire la concorrenza, le sue pubblicità a volte andavano leggermente oltre. Insomma, si inizia pubblicizzando la retroilluminazione del nuovo Game Boy Advance SP come la seconda miglior cosa da fare al buio e si arriva a tentare di vendere Strikers con questo. Ne avrei bisogno di un paio. Una roba delicatissima. Ma di quel periodo non si può non amare la totale tamarraggine dell'SP in versione tribale, forse una delle varianti dell'SP più diffuse in assoluto, che a suo modo è diventata un'icona di tutto quello che c'era di sbagliato in quegli anni. Nintendo deve aver pensato, qual è la cosa più trasgressiva del mondo? Ah, il tatuaggio! Ed ecco che persino Mario si ritrovava col tribale sulla spalla. Come qualcuno di voi ha detto, ecco a voi Marianza, uno spettacolo a dir poco ignobile. Comunque, se volete approfondire la storia dell'SP Tribal o Tribal, c'è un video del mitico Leocchio Linchio che svela tutti i segreti dietro questo modello. Tra l'altro il design è di un italiano, una cosa pazzesca. Detto questo, passiamo alla roba seria. Oggigiorno gran parte della pubblicità arriva tramite l'influencer marketing, con gli influencer che ricevono dei press kit più o meno meritati, e di press tour dopo la pandemia se ne fanno sempre di meno, anche se non sono finiti del tutto, e ogni tanto escono fuori delle robe molto carine, tipo quella volta che sono finito sul ring per giocare a Persona 4, ma questa è un'altra storia. Ma una ventina di anni fa non c'era modo di arrivare direttamente al pubblico tramite l'influencer marketing e i social media, quindi molto spesso queste iniziative pubblicitarie entravano nella realtà di tutti i giorni. Partiamo soft, non so quanti di voi si ricorderanno dell'IP I Mercenari, un action in terza persona open world che, se vogliamo, era un po' una via di mezzo tra quello che era GTA all'epoca e quello che poi sarebbe diventato Just Cause. L'impianto da free roaming militare fu adottato anche nel secondo episodio, che dopo anni di rinvii sfruttava finalmente il cambio generazionale per alzare ancora di più l'asticella dell'azione caotica a tutti i costi. Il setting si spostava dalla Corea al Venezuela, dove tramite un colpo di stato saliva al potere il dittatore Solano, che prendeva sotto il suo controllo tutte le riserve di petrolio del paese. Quindi, con una trama del genere per un gioco dal titolo Inferno di Fuoco, EA, il publisher del titolo, pensò bene che il modo migliore per chiudere la campagna marketing
marketing fosse quello di trasformare una pompa di benzina situata a Finsbury Park, un quartiere nel nord di Londra, in un avamposto militare che avrebbe distribuito gratuitamente carburante. A fronte di un budget totale di 20.000 sterline, chiunque si fosse presentato all'avamposto avrebbe avuto diritto a un pieno di massimo 40 sterline. Potete facilmente immaginarvi come un'iniziativa del genere scatenò il panico più totale all'interno della città, bloccando il traffico e creando enormi disagi, tanto che fu costretta a intervenire la polizia dopo poche ore dall'apertura, e un membro del Parlamento si espresse così sull'accaduto: provare a replicare le rivolte del carburante in stile venezuelano per le strade di Londra è a dir poco pericoloso. Sebbene qualche fortunato potrebbe aver ricevuto della benzina gratis, centinaia di abitanti hanno vissuto un'esperienza miserabile che ha impedito i loro spostamenti giornalieri. Meritano delle scuse. Scuse che credo non siano mai arrivate, ma questo poi non ha di certo fermato EA dal produrre altre campagne di marketing folli, ma ne riparleremo nei prossimi episodi. Salutiamo EA e passiamo a Capcom, pur rimanendo a Londra. Oggi stiamo vivendo un vero e proprio rinascimento della serie di Resident Evil, ma c'è da dire che dopo il capolavoro che fu il quarto episodio, la serie subì dei drastici cali qualitativi con il quinto e il sesto capitolo. Quest'ultimo in particolare è ritenuto il peggior Resident Evil mai fatto, almeno tra quelli della serie principale. Il gioco infatti snaturava completamente l'essenza del brand in favore di un taglio cinematografico da action di serie Z che metteva in secondo piano gli elementi horror in favore di un'azione così spettacolare sopra le righe da risultare puro nonsense. E per pubblicizzare una cafonata del genere, Capcom mise in piedi una delle esperienze più complesse viste in quegli anni. Era un periodo in cui andavano parecchio di moda le campagne virali, degli stunt pubblicitari fondati sulla partecipazione attiva degli utenti, una sorta di passaparola che assumeva un po' i connotati di una caccia al tesoro che molto spesso si spostava su internet. E No Hope Left era il nome di questo marketing virale, iniziato prima con delle finte scene del crimine sparse per Londra che rimandavano appunto al sito nohopeleft.com e che in un susseguirsi di indizi portavano alla scoperta di un numero telefonico intestato alla macelleria Wesker & Son. Ed è qui che Capcom, o chi per loro, forse ha leggermente oltrepassato il limite. A pochi giorni dal lancio del gioco, il 28 e il 29 settembre, apriva ai battenti una macelleria situata all'interno del mercato londinese di Smithfield. Ma badate bene, non si trattava di una macelleria qualunque. Questa vendeva carne umana. O meglio, carne animale presentata però come se fosse carne umana. Insomma, un mix tra un macellaio e un obitorio. Era quindi possibile comprare mani, piedi o teste, o magari farsi tagliare delle parti specifiche prese da cadaveri in esposizione. La campagna virale ebbe un discreto successo, di sicuro più del gioco, tanto che ancora oggi è possibile trovare parecchie testimonianze, foto e video di questo evento nonostante sia durato pochissimo, solo 2 giorni. I ricavi ottenuti dalle vendite della carne sono andati tutti quanti in beneficenza, quindi lo possiamo dire. Forse questo è l'unico motivo per ricordare con interesse, anzi l'unica nota positiva per ricordare Resident Evil 6. E chiudiamo con la leggenda metropolitana che mi ha fatto fare questo video: la mitica presentazione stampa di God of War 2. Mi ricordo di aver letto di questo evento già nelle riviste italiane dell'epoca, dove si parlava di una ricostruzione storica che però si era spinta oltre il limite, tanto che una delle attrazioni principali di questa serata riservata alla stampa era una capra morta. Ma si tratta di leggenda o realtà? Ecco quello che ho scoperto. Inizialmente il polverone fu alzato da un articolo del Daily Mail che riprendeva la copertura fotografica della serata presente all'interno di un numero dell'Official PlayStation UK Magazine. Questi sono alcuni estratti di come è stato ricostruito l'evento londinese. Gli ospiti dell'evento erano stati invitati a mettere le mani all'interno della carcassa di una capra ancora calda e a mangiare le sue frattaglie. Durante l'evento gli ospiti dovevano sfidarsi a chi mangiava più interiora, che non appartenevano direttamente alla capra ma che erano state preparate per ricordare l'intestino dell'animale. Inoltre questi tiravano coltelli a dei bersagli e maneggiavano a mani nude dei serpenti. Donne in topless avvicinavano alla bocca degli ospiti grappoli d'uva, mentre un modello travestito da Kratos distribuiva delle ghirlande. Vabbè, non so a voi, ma a me sembra tipo il party definitivo. Purtroppo però questo resoconto era stato leggermente ingigantito dall'articolo pubblicato sulla rivista ufficiale UK di PlayStation e ulteriormente stravolto poi dal reportage fatto dal Daily Mail. Nonostante questo però Sony chiese scusa per l'accaduto e ritirò dal commercio le 80.000 copie della rivista già distribuite e fece partire un'investigazione sull'evento. Tempo dopo si espresse pubblicamente tramite un suo rappresentante.
Allora, la capra morta c'era stata sul serio, ma a nessuno, e ripeto a nessuno, era stato chiesto di ravanare all'interno del suo corpo per cibarsi. Il pasto distribuito era una zuppa greca servita in delle apposite coppe e tutte le foto emerse dell'evento in realtà distorcevano quello che era stata una festa a tema decisamente meno estrema di quanto fatto passare dall'articolo, che pompava il tutto con toni sensazionalistici. La verità probabilmente non la sapremo mai, ma direi che stava un po' nel mezzo. In questo video che sono riuscito a trovare effettivamente c'era il lancio dei coltelli, c'erano i serpenti, c'era pure la capra e anche le coppe di zuppa. Alla fine il giornalista più talentuoso si è portato a casa una PlayStation 3. Insomma, a parte la pora capra, sembra che tutti quanti i partecipanti abbiano qualcosa di epico da raccontare su questa serata. Direi una conclusione perfettamente a tema per uno dei giochi più leggendari di sempre. Insomma, queste erano solo alcune delle campagne marketing più assurde mai messe in piedi per dei videogiochi. E spero che questo video vi sia piaciuto, vi aspetto nei commenti per sapere se conoscete storie del genere, se queste vi sono piaciute, se ne vorreste sentire delle altre e soprattutto se già mi avete dato i soldi. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e niente, voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Viral, Michele Marketing, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Hey, 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 hey.